Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone e prepariamo un piatto tradizionale di questo paese, il chawanmushi, ovvero un flan d'uovo con i gamberi. È un piatto tipico della cucina kaiseki e lo troverete spesso nei set come accompagnamento alle pietanze principali. Gli ingredienti che lo compongono sono pochi ma un po' particolari. Andiamo a vederli insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il chawanmushi serviranno 2 uova, 340 ml di brodo dashi, un cucchiaino di sake, un cucchiaino di mirin, un cucchiaino di salsa di soia usukuchi, mezzo cucchiaino di sale, 12 code di gambero precotte e sgusciate, 2 funghi shiitake, 8 bacche di ginkgo lessate, 16 fagioli edamame bolliti e 4 fette di Naruto. Cominciamo a preparare gli ingredienti. Teniamo da parte 4 code di gambero che lasceremo intere. Tagliamo tutte le altre in 3 pezzi. Tagliamo i 2 funghi shiitake a metà. In una bacinella mettiamo il brodo dashi a temperatura ambiente. Aggiungiamo il sake, la salsa di soia usukuchi, il mirin e il sale fino. Mescoliamo bene il tutto per far sciogliere il sale. Mettiamo le 2 uova in una bacinella e sbattiamole bene con una frusta. Aggiungiamo quindi le uova sbattute al brodo dashi condito. Mescoliamo bene il tutto e passiamo il nostro composto in un setaccio. Disponiamo in ogni tazza 2 code di gambero tagliate, 2 bacche di ginkgo, 4 fagioli edamame, mezzo fungo shiitake, una coda di gambero intera e una fettina di Naruto. Versiamo ora il nostro composto uova dashi fino a coprire parzialmente tutti gli ingredienti. Una volta fatto questo, prepariamoci alla cottura. Facciamo bollire dell'acqua sotto un cestello in bambù. Aggiungiamo quindi le nostre ciotole. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere 15 minuti. Passato questo tempo, togliamo la pentola dal fuoco e lasciamo riposare 10 minuti. Serviamo la nostra pietanza in un piattino. Aggiungiamo una piccola foglia colorata per decorazione e il nostro chawanmushi è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Ed ecco fatto, finito anche il chawanmushi, questa ricetta tradizionale giapponese che, come avete visto, seguendo le indicazioni è veramente facile da realizzare. Ovviamente gli ingredienti possono essere cambiati, per esempio la versione con il pollo è molto interessante. Unico consiglio che posso darvi, non superate il tempo di cottura che vi ho indicato, altrimenti la vostra pietanza assumerà una consistenza troppo compatta e non piacevole in bocca. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like, condividete e io vi aspetto la prossima settimana per una nuova ricetta. Ciao a tutti!